eccoci con Lara More ai campionati italiani assoluti. Lara, facci un resoconto della gara di ieri e di oggi. Allora, la gara di ieri è andata molto bene, perché comunque non è stata una gara molto facile, perché ci sono stati molti errori, diciamo. E nonostante questo sono comunque riuscita a fare il mio, quindi a dare il meglio che potevo. E comunque, cioè, per il mio piede, diciamo che... Certo, che sei ancora in recupero. Sì, sì, certo. E quindi, avendo fatto la gara 2 settimane fa, insomma, era abbastanza dura. Però comunque sono stata tranquilla, gli attrezzi mi piacciono molto, quindi mi ci trovo bene. E comunque la gara di ieri è andata molto bene. Quella di oggi ero passata le parallele, la trave e il corpo libero. Le parallele sono andate meglio di ieri e sono arrivata quarta a pari merito con Tea. Alla trave è andata molto meglio di ieri e sono arrivata seconda. Mentre il corpo libero l'ho appena finito e comunque aspettando il risultato. Sì, però è andato bene. Senti, è uscita la lista provvisoria dei nomi per Glasgow. Stupenda sorpresa, no? Aver letto anche il tuo nome. Chiaramente non ci sbilanciamo anche per questioni di scaramanzia, però il nome è scritto. Come la stai affrontando e quant'è l'emozione? Insomma, dopo la super gara dell'anno scorso. Allora, diciamo che da luglio-agosto non mi aspettavo di essere tra le 7. Vedere comunque scritto il mio nome è un'emozione grande e mi dà ancora di più la grinta, la forza per andare avanti e per riuscire a dare il meglio di me. Cercherò di allenarmi il meglio possibile e cercherò di fare bene anche il Novara Cup. E spero comunque di riuscire ad andare a Glasgow. Perfetto, noi ti ringraziamo e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, Credi.